Napoli, presso la prestigiosa galleria d'arte Phoenix Art del noto artista Luigi Calì. Tra poco avremo qui un evento importante, speciale, dove il ricavato sarà devoluto a un'associazione Onulus che si occupa di distrofia muscolare. E quindi io passerei innanzitutto la parola all'artista che appunto ha creato delle opere d'arte veramente meravigliose, soprattutto in particolare dedicate alla dea, quindi alla sirena Partenope, perché Napoli, come sapete, è denominata la città di Partenope. A tra poco, seguiteci. Di questa rinomata galleria Phoenix Art nel cuore di Napoli, vi ricordo in via Francesco Solimena. Ho qui l'artista, il noto artista pittore Luigi Calì. Quello che faccio in realtà nei miei quadri è rappresentare le bellezze della città, l'amore dei napoletani verso Napoli, verso i miti, le leggende. Quindi tra mito e leggenda. La sirena Partenope innamorata di Ulisse rimane ancorata a questo scoglio, giusto, che è ben rappresentato in una scultura a Piazza San Marco, sì, corretto? In realtà la leggenda vuole che Partenope muore a Santa Lucia, verso il Castello dell'Ovo, dove anche viene rappresentato nei miei dipinti il castello. E diciamo c'è anche questo connubio tra Pulcinella e Partenope. Dove in un quadro ho creato il bacio tra le due leggende. Hai dedicato anche, scusami, alcune opere anche a Pulcinella, sì, a Pino Daniele. Pino Daniele che è stato esposto al Panno quest'estate nell'Expo Napoli 2018. Poi uno dei miei quadri esposto al Museo del Tesoro di San Gennaro e rappresenta anche la nascita della Cappella di San Gennaro in questo caso. Invece un altro mio quadro, che è qui alle mie spalle, narra la leggenda dove il centauro vuole che il centauro era innamorato di Partenope. Però Giove, geloso dell'amore dei due, trasformò il centauro nel Vesuvio.
perciò l'eruzione è intesa come segno d'amore nei confronti della Partenope. Senti Luigi, io quindi ti ringrazio a nome di tutti, anche di chi è affetto ovviamente da questa terribile malattia, appunto della distrofia muscolare, di cui appunto la Parent Project devolverà, cioè a cui appunto devolverai anche tu il ricavato di alcuni quadri, insomma, per questa diciamo per questa buona causa. Che cosa vuoi augurare diciamo alle famiglie che hanno, dai un sostegno morale alle famiglie che hanno appunto questo problema? Che cosa ti senti di dire? Di lottare? Beh, di lottare, di non avere forza di andare avanti, che poi la vita ci offre, ci può offrire tante sorprese, tante cose belle. Questo auguro nel 2019 anche a queste famiglie, diciamo, di non gettare la spugna, anzi. E il cuore di quest'artista spero vi sia arrivato. Ok. Partenope era una delle sirene che tentò di ammaliare Ulisse e che per la disperazione poi morì e si adagiò sullo scoglio dove ora sorge il castel dell'uovo, almeno questa è la leggenda. Tra mito e leggenda ci hanno raccontato la storia della sirena Partenope, ma ho qui un professore di latino e greco, napoletano e scrittore, il professor Claudio Canzanella, che ci racconta finalmente cosa c'è dietro a questo mito della sirena Partenope. Salve a tutti, è un mito molto complesso perché ovviamente è il mito di fondazione della città di Napoli. Secondo la leggenda infatti la città sarebbe sorta proprio dove era stata sepolta, dove era spiaggiata e poi sepolta la sirena Partenope, una delle tre sirene. Ovviamente sulle sirene si è detto tanto, innanzitutto noi siamo abituati a vederle con la coda di pesce, ma nell'antichità erano invece rappresentate con delle ali. E la sirena Partenope in particolare fu legata a molti miti, a parte il mito di fondazione, ma poi anche diciamo ad alcuni amori. Secondo una tradizione infatti fu innamorata di uno dei centauri, Vesuvius appunto, e quindi ecco il connubio tra la sirena e il Vesuvio, che poi è anche oggetto di un'opera del maestro Luigi Calì. Secondo altre, un'altra leggenda invece fu innamorata di Sebeto, il fiume, il mitico fiume che sfociava appunto nel mare, quindi rappresentava l'unione tra il maschio e la femmina, quindi tra il Sebeto e appunto Partenope. Cioccolato sarà devoluto all'associazione che si occupa di distrofia muscolare, la Parent Project. E noi abbiamo qui la signora Del Vecchio, giusto? Sì, Irene Del Vecchio. Che si occupa? E io lavoro nell'area raccolta fondi di Parent Project Onlus, nella sede di Roma, che è la sede nazionale dell'associazione. Irene,
La Parent Project, questo onlus, si occupa della distrofia muscolare di Duchenne e di Becker. Ci puoi parlare appunto di queste due gravi malattie? Sì, allora la distrofia muscolare di Duchenne è una malattia genetica rara che colpisce un bambino maschio su 5.000 e provoca una progressiva degenerazione muscolare, mentre la distrofia muscolare di Becker è una variante più lieve, il cui decorso varia però da paziente a paziente. E noi appunto ci occupiamo di queste due distrofie muscolari, la nostra sede si trova a Roma e abbiamo un ufficio scientifico, un ufficio che è il centro d'ascolto Duchenne, che ospita psicologhe e assistenti sociali, e un ufficio della raccolta fondi e della comunicazione. È sicuramente un onore per me aver partecipato a questo evento, perché per una malattia così severa come la distrofia muscolare di Duchenne e Becker è importante che questi eventi, anzi, vengano fatti sempre costantemente, e le farmacie dovrebbero essere sempre tutte compatti presenti in queste manifestazioni. L'altra associa della farmacia Istituto Omeopatico di Napoli. Allora, anche a lei grazie per questo contributo a favore di questi bambini che comunque sono affetti da una malattia molto rara. Sì, io mi sento di dire, da mamma di tre figli, che immagino insomma il disagio che possano provare, che possa provare la mamma, la famiglia, le famiglie di questi bambini, quindi sono veramente diciamo onorata di poter dare un piccolo contributo, ovviamente come farmacia insomma omeopatica, istituto omeopatico. E a questo evento di beneficenza, cari telespettatori, anche un'azienda umbra, Terre Umbre, di cui qui vediamo, vedete sugli stand appunto i loro prodotti tipici, partecipa a questo evento di beneficenza. E abbiamo qui a collaborare a questo evento una manager proveniente da Milano, Mariella Maione. Mariella, come si sposa l'arte del cioccolato con appunto con questo evento che poi hai anche organizzato tu, tra l'altro, giusto? Parte da un progetto condiviso con l'azienda e con Luca, che è il produttore di queste bontà, che è quello di voler legare la parola emozione che suscita l'arte con la parola emozione che suscita il cioccolato. Quindi vogliamo giocare unicamente su una parola semplice che è la sinestesia, e attraverso questi abbinamenti cerchiamo di coinvolgere il pubblico e i nostri diciamo affezionati clienti in un percorso artistico che oggi partirà da Napoli. Senti, grazie Mariella per la tua presenza, ripeto, per beneficenza. E voglio ringraziare, cari telespettatori, consentitemi, visto che provengo dall'Umbria, anche l'azienda Umbra, che ha messo a disposizione tutti questi prodotti tipici per i ragazzi affetti da distrofia muscolare. Voglio salutarvi con una celeberrima frase del mitico marchese Antonio De Curtis in arte Totò: Napoli è il paese che non si scorda mai.